Ebbene sì, questa volta la musica in casa Potenza sembra essere davvero cambiata. Gallo sembra dare i primi frutti e il Potenza nella delicata trasferta di Teramo si impone sul risultato di 3-1. I rossoblù, oltre ad una prestazione da stropicciarsi gli occhi, tirano fuori l'orgoglio e impongono il proprio ritmo ad una gara nella quale contavano esclusivamente i 3 punti. Non bisogna illudersi, considerato il fatto che il cambio di marcia andrà dimostrato partita dopo partita, ma le impressioni scaturite da questa trasferta vincente sono senz'altro positive e di buon auspicio per il rush finale del campionato, dove il Potenza dovrà fare tutto il possibile per evitare lo spauracchio play-out. Il 4-3-1-2 scelto da Gallo si è rivelato un modulo capace di esaltare la squadra nella sua coralità, ma anche e soprattutto di recuperare e valorizzare alcuni singoli di spessore che avevano risentito in passato di moduli a loro poco congeniali. L'esempio lampante è Manuel Ricci, particolarmente ispirato e capace di responsabilizzare la squadra con una prova all'insegna del carattere e della tecnica. Il centrocampista rossoblù dimostra come giocando a ridosso delle punte sia lo stesso giocatore dello scorso anno, capace di trovare il gol e illuminare le manovre offensive rossoblù. Decisivo il suo velo in occasione del gol del pareggio di Romero e sublime la rovesciata che ha portato il giocatore a condire la splendida prestazione con un gol. A lasciar ben sperare è la reazione che la squadra ha avuto nel saper rispondere colpo su colpo ad una squadra ostica come il Teramo e, novità di questa travagliata annata, l'essere riusciti a recuperare la partita nonostante lo svantaggio iniziale arrivato dopo soli 7 minuti con bombaggi. Mattatore della gara Niccolo Romero, autore di una doppietta e trascinatore della squadra che, con al fianco un Mazzeo non ancora al top della forma, è sembrato essere davvero ispirato. Bene anche il nuovo acquisto Noce, la totalità della squadra capace di regalarsi una vittoria in trasferta che mancava dalla partita di Monopoli del 23 dicembre. E ora non ci si faccia prendere subito dai facili entusiasmi, bisognerà lavorare e confermare quanto di buono visto nell'ultima partita, così da ritrovare una vittoria casalinga che, considerando la classifica, porterebbe una ventata d'ottimismo inaspettata in casa rossoblù. La prossima sfida con la Virtus Francavilla sarà tutt'altro che una passeggiata, ma è un'altra di quelle partite dove non saranno permessi errori grossolani e conteranno esclusivamente i 3 punti. I pugliesi non potranno contare su Bomber Vasquez e per il Potenza pare avvicinarsi, dopo il recupero di Zampa, anche il ritorno di Baclé. Vincere aiuta a vincere, ma questa volta auguriamoci che il Potenza sia capace di fare della continuità il suo marchio di fabbrica. Il primo canto del gallo rossoblù è servito, ora si procede a spediti verso altre insperate e dolci melodie di salvezza.